Ciao ragazzi, io sono Francesco di Guitar Club e oggi vediamo insieme 5 più 1 riff degli AC/DC che vale la pena riscoprire. Esce collegato al numero di Guitar Club di dicembre, quello che trovate in edicola adesso, con Angus in copertina, ovviamente, con Power Up, il nuovo disco, in copertina, disco dal quale è stata tratta anche Shot in the Dark, che è il primo brano che abbiamo utilizzato come introduzione. Per questo numero il nostro caro amico Alex Ventriglia, storico direttore di Metal Hammer, ci ha regalato un bellissimo articolo, motivo per cui vi invito a andare in edicola a prendervi il Guitar Club. Ma se non volete leggere Guitar Club in cartaceo per qualsiasi tipo di motivo, per comodità, perché volete portarlo sempre con voi in maniera più comoda e veloce, oppure perché non l'avete trovato, c'è una soluzione, e la soluzione si chiama Readly. Readly è un'app che vi permette di portare Guitar Club, tutto l'anno scorso di Guitar Club, sempre con voi, potete leggerlo quando vi pare. Funziona ovviamente con una qualsiasi app di lettura su smartphone, può essere smartphone, tablet o anche PC, sia iPhone, sia Mac, sia Android, qualsiasi tipo di device fondamentalmente. Funziona ovviamente come si può sfogliare il cartaceo, ovviamente non è la stessa cosa, non c'è la stessa esperienza tattile, però è molto comoda. Ovviamente vi portate dietro Guitar Club dove volete e potete condividere il vostro account fino a 5 volte con 5 persone diverse, quindi fondamentalmente pagate un account solo mensile e lo potete condividere con chi volete. Oggi non parliamo di lui, di questo ne abbiamo già parlato veramente tantissime volte nella storia della nostra rivista, ma parliamo di 5 riff degli AC/DC che per qualche motivo potreste esservi persi per strada. Ancora un secondo e poi iniziamo con il primo dei 5 riff, però adesso vi voglio dire che tutti i suoni che sentite in questo video sono stati realizzati, ovviamente, e registrati con questa SG del 2010. Si tratta di una SG standard che però ha una modifica abbastanza importante, che sono i due pickup, che non sono i suoi pickup originali ma sono due Lollar Imperial, quindi due pickup di tipo Puff. La SG è stata registrata con un Orange Rocker 30, i settaggi ve li lascio in descrizione così potete avere tutti i riferimenti del caso. In generale il suono è un crunch bello corposo, bello dinamico soprattutto, non ha utilizzato nessun pedale al di là di un accordatore, e se sentite un suono ogni tanto un po' più scarico soprattutto su uno dei due riff centrali del video, è semplicemente perché ho tirato indietro un pochino il volume della SG. Riff numero 1, Jailbreak, lo prendiamo da Jailbreak 74, anche se sappiamo bene che questa è una ristampa recente, perché il brano in realtà doveva finire, e anzi è finito, come nona traccia su Dirty Deeds Done Dirt Cheap, ma nella versione australiana, perché i primi dischi degli AC/DC, sapete, ci sono delle versioni australiane e poi delle versioni che sono arrivate a livello globale. A noi questo però non interessa troppo. Jailbreak, un riff cattivissimo, semplicissimo, un po' una It's a Long Way to the Top in forma variata, bellissima la versione live del 1992 a Donington, e quindi niente, riff bellissimo da riscoprire per forza. Secondo riff lo prendiamo sempre dall'era Bon Scott e in particolare da
Power Age, disco stupendo, bellissimo. Oltretutto vi ricordo che sul numero di dicembre c'è una lezione speciale di Andrea Martongelli, David Ellefson dei Megadeth e Bumblefoot, dedicata al brano Riff Raff, che è la traccia numero 4 del disco. Noi non prendiamo Riff Raff, la lasciamo a loro, che sono molto più bravi del sottoscritto, oltretutto, ovviamente, e invece prendiamo la traccia prima, Give Me a Bullet, uno di quei riff di Angus che sanno tanto di blues, tantissimo, ce ne sono diversi in questo periodo, e questo è uno di quelli che potreste non conoscere così bene. Passiamo all'era Brian Johnson, ma non con questo, ve l'ho detto anche prima, lasciamo perdere i dischi quelli un po' più blasonati e invece andiamo su un disco che io adoro perché è stato il primo disco in assoluto che ho mai ascoltato degli AC/DC, però non è proprio il preferito dei puristi, diciamola così. Flick of the Switch, disco del 1983, che però contiene diversi brani veramente molto molto interessanti, soprattutto sul piano dei riff. Noi andiamo a prendere il quinto brano, quello che viene dopo Nervous Shakedown, che forse è uno dei brani meglio riusciti di questo disco. Noi però prendiamo Landslide, che è uno di quei brani con un riff molto simile a Beating Around the Bush, ovvero uno di quei riff che sembra non fermarsi mai. A un certo punto ho dovuto tagliarlo per il video per forza, perché sennò sarei andato avanti a suonare tutto il brano, e questo perché è un riff davvero trascinante. Di oggi viene da Fly on the Wall, disco del 1985, che è un altro di quei dischi abbastanza chiacchierati dai puristi, insomma non è il disco che forse consigliereste alla persona che deve iniziare ad ascoltare gli AC/DC, però ci sono dentro tanti bei riff, e uno di questi è quello di Sink the Pink, brano che ha due chitarre che fanno due cose complementari, un po' come spesso succede, anzi quasi sempre succede nei brani degli AC/DC. Ecco perché secondo me di questo disco, oltre a Shake Your Foundations e altri, questo è uno di quelli da riscoprire assolutamente. Magari lo conoscete già, magari no, in quel caso andate a risuonarvelo. Ultimo riff di oggi è qualcosa di particolare, perché se io vi dico AC/DC, probabilmente la prima cosa che andate a pensare non è brani strumentali, o perlomeno interamente strumentali, eppure ce ne sono uno o due, non tantissimi. Uno viene, ad esempio, anzi due ce ne sono dentro questo disco, ne abbiamo preso uno, il disco è Who Made Who del 1986, ed è quel disco colonna sonora del film Maximum Overdrive di Stephen King, in Italia Brivido. 1986, Who Made Who, il brano in questione è Chase the Ace. Anche qui riff semplicissimo, molto ovviamente bello potente, solido, con una struttura molto semplice in pieno stile AC/DC, che però anche in questo caso mostra un uso delle due chitarre complementari e ovviamente un uso delle due chitarre fondamentale per la costruzione del brano.
questi sono stati i nostri 5 riff degli AC/DC da riscoprire. Ovviamente non sono gli unici, se ne avete altri che preferite, ce ne sono alcuni che volete consigliarci, fatecelo sapere ovviamente nei commenti. Io nella descrizione di questo video vi lascio tutte le tracce e tutti i dischi ai quali mi sono riferito per i 5 riff. Vi ricordo che in edicola ovviamente per dicembre c'è ancora Guitar Club, come vi ho detto prima, in edicola, oppure su Readly, l'applicazione, quella per poter leggere tutte le vostre riviste preferite. Vi ricordo anche che sul canale YouTube di Guitar Club troverete il video di Andy Martongelli, David Ellefson dei Megadeth e Bumblefoot che vi spiegano la loro versione di Riff Raff, eccoli qua, brano uscito sul loro nuovo album No Cover, che è disponibile ovunque. Io vi consiglio ovviamente di andare ad ascoltare. Sul canale Guitar Club trovate però anche il video test delle Godin Stadium HT Radium a cura del nostro Edoardo Taddei, e trovate anche un sacco di altri contenuti. Non è finita qui, perché c'è anche il podcast dove potete ascoltare molte delle interviste che passano dalla rivista, ma le ascoltate ovviamente in una forma inedita, in una forma diversa, espansa, più completa, e ci sono delle domande che ovviamente sulla rivista non finiscono. C'è già disponibile l'ultima realizzata con Fantastic Negrito, quella con Andy Martongelli e David Ellefson, ma ce ne sono anche tantissime altre che abbiamo fatto nel corso del 2019. Per questo video è tutto, noi ci risentiamo ovviamente sulle pagine social di Guitar Club, Facebook e Instagram sono le due dove possiamo restare in contatto in maniera più veloce. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale YouTube, accendete soprattutto la campanellina delle notifiche così da restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti che arriveranno nei prossimi mesi.